Allora lasciamo la parola a Simone. Simone, tu mi senti? Sì, Forte e buongiorno, sì, ti chiaro? sento molto Io allora bene, stacco la mia. assolutamente. Benissimo, adesso cerco un attimo di capire come impostare e ovviamente condividere lo schermo, sperando che appunto tutto possa funzionare correttamente. Qua mi esce per autorizzazioni Stiamo Skype, quindi... condividendo lo schermo, regia? Regia, tutto bene nella condivisione dello schermo? Sta arrivando, Non è ancora arrivata la condivisione. Allora, intanto io introduco nuovamente questo tema delle targhe, perché le targhe probabilmente è uno dei segmenti dove l'intelligenza è arrivata prima, vero? Se, non so se sbaglio, Simone, ma penso che possiamo chiacchierare anche su questo. Ecco, oh, ci sono io, ma perché ci sono io? Il bello della diretta, il bello della diretta. Cosa devo fare, regia? Devo continuare a parlare o no? Non ho capito. Bene, allora io continuo a parlare. No, tu devi condividere lo schermo. Mi dicono che tu, Simone, devi condividere lo schermo. Simone, sei tra noi? Non lo sento. Eccolo, Simone, hai condiviso lo schermo? Ti era caduta la linea. Ok, Esatto, allora vedo tranquillo, questo è il bello della diretta. tutto. Ecco, Esatto. abbiamo finalmente abbiamo le tue slide e abbiamo tempo fino alle 15:20. Buon lavoro! Perfetto, quindi voi le vedete, Sì. io però non le vedo Non per le vedi tu? potermi... Lui non le No? vede, noi lo vediamo. Questa è bella, eh? Altrimenti io posso fare così. Perfetto. È davvero bella perché l'hai condivisa tu. Per Bello. Benissimo, ok, adesso dovremmo esserci, ho cambiato io la finestra. Perfetto, Simone, a te. Perfetto. Grazie mille dell'introduzione, grazie ovviamente a tutta l'organizzazione di Shake Solution per questo evento. Io mi presento appunto, come diceva la giornalista, sono Simone Zani, referente commerciale di Selea SRL. Due parole brevissime sulla presentazione dell'azienda. Selea è un'azienda di produzione italiana di telecamere e di lettura targhe, quindi il nostro core business è proprio quello della specializzazione della produzione di telecamere di lettura targhe. Al nostro interno abbiamo la fortuna di godere di un dipartimento di ricerca e sviluppo suddiviso in tre business unit che si occupano appunto dello sviluppo e della progettazione hardware, dello sviluppo e della progettazione di algoritmi di videoanalisi, algoritmi OCR e infine, terza BU non meno importante, lo sviluppo e la progettazione di piattaforma software. Tutto questo ci permette oggi di arrivare sul mercato con una soluzione completamente integrata, sia dal punto di vista hardware, sia dal punto di vista software, per poter affrontare al meglio il tema appunto della sicurezza cittadina e quindi offrire sul mercato una soluzione all'avanguardia a beneficio appunto della sicurezza urbana integrata, ma in generale della sicurezza attraverso la lettura delle targhe. Abbiamo sicuramente un po' di esperienza sul settore, abbiamo diciamo che siamo presenti da oltre 10 anni sul mercato italiano e europeo con collaborazioni anche ovviamente a livello internazionale. Quali sono i due principali mercati coperti da Selea e che, diciamo così, quali soluzioni all'interno di questo evento ci proponiamo di proporre a tutti gli ascoltatori? Sicuramente un mercato molto interessante che noi copriamo è il mercato del controllo accessi, ovvero il mercato che è sostanzialmente legato a tutto quello che è il mondo del parking, quindi il controllo accessi del parcheggio, piuttosto attraverso la lettura delle targhe, il controllo accesso del mondo comunque hospitality, quindi tutte le strutture ricettive, hotel, alberghi, camping. Il mondo del controllo accessi tramite la lettura delle targhe è sicuramente un mondo e un mercato particolarmente in crescita, nel momento in cui ci si può ovviamente attivare per sempre a fini scopi di sicurezza,
attraverso l'automatizzazione anche del pagamento con l'accesso automatico, con l'obiettivo anche di impiegare lato, diciamo così, utente finale, meno risorse, sfruttando appunto la tecnologia e la sicurezza della stessa. All'interno di questo interessantissimo mondo, che è particolarmente in crescita, come vi dicevo, una delle ultime soluzioni che abbiamo presentato al mercato e che proponiamo anche all'interno di questo evento è appunto la nostra nuova soluzione Izero. Una soluzione del tutto accattivante dal punto di vista estetico, ma soprattutto dalle altissime prestazioni. La nostra mission è sempre stata quella di lavorare portando maggiore intelligenza artificiale a bordo delle nostre telecamere, con l'obiettivo di ottenere il massimo delle prestazioni, ovvero le nostre telecamere si misurano principalmente con la prestazione in campo, la precisione in campo della lettura delle targhe. Io dico sempre che le nostre telecamere fanno molto poco, ma quel poco cercano di farlo al meglio. La soluzione Izero, pensata proprio in ambito controllo accessi, è sicuramente un'ottima soluzione all'avanguardia anche per poter leggere a distanze molto ravvicinate. Quello che vedete sotto sono appunto alcuni dei vendor partner con la quale abbiamo attivo una collaborazione importante. Questo perché? Perché le nostre soluzioni di lettura targhe, per poter essere facilmente utilizzabili in diversi contesti, devono altrettanto essere facilmente integrabili in un mondo che è comunque normalmente già preesistente all'interno appunto di un parcheggio di un hotel, piuttosto di un parcheggio standard e quant'altro. Schidata Fax Siemens, Hub Parking, Honeywell e Parkon sono appunto i principali nostri vendor partner con cui abbiamo collaborato e abbiamo integrato la nostra soluzione all'interno del loro mondo. Simone, queste Simone, sono alcune. Ti devo interrompere un istante, non girano le slide? Non girano? No, ho pensato che forse poteva essere una tua lunga introduzione, ma non girano, no, siamo ancora fermi alla prima. Eppure io... Oh, eccoci, perfetto, perfetto. Adesso stanno girando? Sì, cioè adesso ne vediamo un'altra, sì. Ok, quindi vedete lei zero? Sì. Perfetto, allora stavo appunto parlando di questa soluzione, lei zero. Ecco, questa è l'immagine che appunto vedete grafica della nostra soluzione, dicevo una nuova soluzione, pensate, proposta sia in colonnina che nella versione box, quindi una soluzione comunque molto, diciamo così, facilmente applicabile in diversi contesti, sia in colonnina che nella versione box. Queste sono alcune delle immagini che vanno appunto a riprendere e a testimoniare il fatto che la soluzione appunto della telecamera Izero specifica per la lettura delle targhe per controllo accessi è facilmente adattabile in diversi contesti. Vedete bene che l'importanza di un sistema di lettura targhe per poter ottenere il massimo della prestazione è, oltre la flessibilità di installazione, anche appunto la massima prestazione in ambito lettura, in funzione anche di come si presenta la targa, che è tutt'altro che pulita e riflettente. Ecco quindi che vediamo esempi emblematici sul fatto di leggere con il massimo della confidenza caratteri particolarmente danneggiati, targhe particolarmente deformate, molto sporche piuttosto che danneggiate, oppure come l'ultima immagine in basso a destra, particolarmente angolate e deformate. Quindi anche in ottica di controllo accessi, l'algoritmo OCR, che è sicuramente l'algoritmo cuore nostro, deve comunque dare il massimo delle prestazioni. Ecco il motivo per cui, ritornando a questa slide, noi diciamo che garantiamo il 99,8% di precisione in campo, quindi in tutte le condizioni atmosferiche, in tutte le condizioni in cui ovviamente andiamo a leggere le targhe. L'altro secondo nostro mercato, sicuramente molto più importante, che andiamo appunto a gestire, è il mercato della videosorveglianza cittadina, ovvero parlare oggi di sicurezza integrata in ambito pubblico è sicuramente un tema molto delicato, lo diceva appunto anche la giornalista durante l'introduzione. Oggi più che mai gestire la pubblica sicurezza con i comuni è sicuramente un tema molto importante, molto delicato. È doveroso, Simone, sapere perdonami, che... continuano a non girare, siamo di nuovo fermi sull'immagine dell'algoritmo CR che... Ah, ok. Ok, ci siamo ora, perdonami, però te lo volevo segnalare, scusami. No, è fatto bene. Ok. No, stavo dicendo che la videosorveglianza cittadina
è sicuramente un altro nostro importante mercato che andiamo a gestire. Parlare di videosorveglianza cittadina significa parlare comunque di un mondo importante, frutto comunque di una collaborazione con tutta la rete dei sistemi integrator che comunque si trovano ovviamente a collaborare all'interno appunto delle progettazioni dei vari progetti che vanno appunto in gara nelle varie pubbliche amministrazioni. Anche ovviamente nel mondo della videosorveglianza cittadina l'algoritmo CR la fa da padrone, cioè il minimo comune denominatore che va a contraddistinguere tutte le nostre soluzioni in ambito di lettura targa è appunto l'algoritmo CR. Oggi però, oggi più che mai, ci stiamo spostando sempre di più anche oltre la lettura della targa, ovvero oggi in pubblica sicurezza soprattutto per poter gestire al meglio tutta quella che è l'attività legata al mondo, diciamo così, dell'investigazione piuttosto che del recupero delle informazioni su veicoli particolarmente pericolosi all'interno appunto e che circolano sul territorio italiano, servono maggiori informazioni. Ecco quindi che anche se l'EA arriva a immettere sulla propria telecamera una maggiore intelligenza. E nella fattispecie, oggi oltre alla lettura delle targhe, grazie allo sviluppo di reti neurali convolutive, quindi grazie al cosiddetto deep learning che lavora a bordo delle nostre telecamere, riusciamo ad affiancare all'intelligenza dell'algoritmo CR anche un'altra intelligenza appunto formata dalle reti neurali in grado di fornire altre informazioni importantissime che vedremo tra poco, utilissime per la pubblica sicurezza. Prima di entrare nella soluzione tecnica, guardiamo un attimo questa immagine giusto per capire l'importanza della rete neurale. Da una parte vediamo immagini similari tra il Chihuahua e il Muffin. Dall'altra parte, sul lato destro, vediamo immagini similari tra il Bradipo e la Brioche. Benissimo. Come vedete, il nostro cervello ci impone immediatamente a distinguere quella che è un Chihuahua da un Muffin, seppure molto similari, piuttosto che un Bradipo o una Brioche. Corretto? Benissimo. La rete neurale, affinché possa in modo automatico, in modo intelligente, distinguere effettivamente se stiamo parlando di un Chihuahua o di un Muffin attraverso l'immagine, ha bisogno di che cosa? Di una importante istruzione. Ecco quindi che dire di avere appunto una rete neurale a bordo della telecamera significa avere comunque abituato quella telecamera a sapere in qualche modo individuare il problema e quindi dare l'ottimo output desiderato in funzione dell'immagine data d'impasto, e di conseguenza significa aver istruito con tante immagini quella rete per poter ottenere e dichiarare il massimo delle prestazioni. In ambito videosorveglianza cittadina, che è appunto il mondo più vicino a noi, significa aver fornito alla telecamera tantissime immagini che possono permettere appunto di andare a discriminare i segnali stradali piuttosto che i veicoli stessi, andandoli quindi a classificare in quello che vedremo tra poco. In linea generale, la chiave vincente quindi per istruire bene una rete neurale è sicuramente creare un dataset da dare in pasto alla telecamera per poterla, diciamo così, mettere nelle condizioni di analizzare tutti quelli che sono i micro dettagli per ottenere il massimo della prestazione. Se lei al proprio interno è riuscita a creare queste reti neurali convolutive che ci hanno permesso oggi di approdare sul mercato con la nuova soluzione Targa 850. Targa 850 è una soluzione che, oltre a leggere le targhe su doppia corsia e le tabelle Kemmler, quindi la discriminazione di quelle che sono le tabelle appunto che vanno a individuare le merci pericolose in transito, andando quindi a segnalare sia il tipo di merce trasportata e il grado di pericolosità della stessa, oggi grazie appunto alle reti neurali che girano e che lavorano a bordo della telecamera riusciamo a gestire una multivideo analisi intelligente in grado proprio di fornire all'utente finale, che in questo caso sono appunto i comuni in generale, la pubblica sicurezza, le forze dell'ordine, innanzitutto la stima istantanea della velocità di transito con cui appunto viaggia il mezzo, e questo è fondamentale soprattutto per avere delle rilevazioni statistiche qualora i veicoli transitano con velocità superiori su strade o appunto magari urbane dove comunque le velocità sappiamo essere ridotte. Abbiamo la possibilità di gestire la classe del veicolo e nella fattispecie Targa 850 riesce a gestire oltre 10 classi di veicoli. Definiamo appunto la nazionalità e la provincia della targa, andiamo a definire
il senso di marcia e soprattutto siamo in grado di segnalare qualora il transito di un particolare mezzo sta andando in un senso proibito. Abbiamo la possibilità di gestire l'analisi del colore del veicolo e nella fattispecie andiamo a definire 16 classi cromatiche, perché noi non andiamo a dire solo se il veicolo è grigio o il veicolo è verde, noi andiamo a dire anche se il veicolo è grigio chiaro o grigio scuro, è verde chiaro o è verde scuro. Questo è fondamentale per filtrare appunto la ricerca sempre ai fini investigativi e quindi dalla sicurezza, è sicuramente un elemento molto utile. Infine, sempre a bordo della nostra telecamera Targa 850 abbiamo la possibilità di gestire marca e modello del veicolo. Quindi affiancare il dato della targa al fatto che comunque è di colore rosso, è di marca Fiat per esempio e è un appunto, questo sicuramente sono un insieme di dati fondamentali che sono molto utili ai fini appunto di sicurezza pubblica integrata. Tutte queste video analisi, ovviamente molti video analisi vengono gestite direttamente a bordo in modo simultaneo e le informazioni dove vengono raccolte? Vengono appunto raccolte all'interno di un nostro contenitore, di una nostra piattaforma software, CarPlay Server, in modo ovviamente molto semplice, organizzato e sicuramente in modo molto intuitivo, utile per sempre le forze dell'ordine che sono poi il nostro principale utilizzatore finale rispetto a questi sistemi di videosorveglianza e lettura targhe integrate. Colgo l'occasione, andando in conclusione di questa presentazione, di dire che appunto ne godiamo anche di una certificazione importante, che è la certificazione ISDP 10003 del 2018, quest'anno abbiamo ottenuto il rinnovo, che va sostanzialmente ad testimoniare il fatto che appunto sia le nostre soluzioni hardware che le nostre soluzioni software gestiscono il dato in modo sicuro, essendo comunque il dato targa un dato sicuramente sensibile. Il fatto di comunque poter godere di questa certificazione è sicuramente sintomo del fatto che Selea produce ed elabora il proprio dato all'interno delle piattaforme, della piattaforma software CPS in modo del tutto sicuro. Io spero di aver rispettato i tempi che mi erano stati in qualche modo imposti per evitare ritardi. Ringrazio dell'attenzione, mi scuso per qualche problemino iniziale, però spero che la presentazione comunque sia stata possibile seguita. Secondo me sei stato estremamente chiaro, anzi volevo commentare con te un paio di punti che secondo me sono di grande, certo, di grande interesse. Questa doppia intelligenza, quindi un'intelligenza più intelligenza, quindi un OCR di per sé intelligente che viene affiancato a questa affascinante rete neurale conduttiva, una cosa veramente inquietante. Ho scoperto che insomma, esatto, tra il bradipo e la brioche non c'è più tutta questa differenza. Però, esatto, così come però il vostro algoritmo, che è molto intelligente, lo capisce, quindi immagino che anche tutto questo possa avere, unito tra l'altro ai temi di gestione sicura di dati che sono senza alcun dubbio sensibili, certificati, quindi con una certificazione che garantisce, penso, e possa avere anche delle funzionalità di tipo strettamente forense, quindi proprio anche per il recupero. Questo è un punto molto importante. Mi è piaciuto anche molto quando hai detto che forse poco sulle telecamere, ma con le massime prestazioni. Ed è verissimo, perché less is more, ma non è solamente un modo di dire, è anche che molto spesso, ed è anche un po' il problema anche di questo, come gli altri settori altamente tecnologici, ci si fa un po' prendere la mano, questo è un po' vero, no? E si incominciano a sblatterare funzionalità megagalattiche, qualcuno poi ci crede, e poi quando alla fine non funzionano, tutto il mercato risente di questo effetto domino, ovviamente negativo. Molto meglio farle funzionare bene, poco ma fatto bene, sicuro, che non solo manda avanti il vostro di prodotto, ma manda avanti l'intero settore. Pazzesco, perché 99,8% di precisione in tutte le condizioni ambientali, certificato e dichiarato così, vuol dire che è davvero tanto. Io, Simone, ti ringrazio molto.